Dopo i lunghi decenni dell'era Mubarak, il faraone, padre e padrone d'Egitto, deposto dal Movimento per la Democrazia di Piazza Tahrir, era toccato a Mohamed Morsi diventare il primo presidente democraticamente eletto del paese. Ma dopo un anno al governo speso più che altro a tentare di islamizzare le laiche istituzioni egiziane piuttosto che a risollevare l'economia, in ginocchio dopo quasi 3 anni di rivolte, Morsi finisce agli arresti il 3 luglio scorso. Da allora è detenuto in una località segreta, deposto dai militari che danno il via ad un'eterogenea coalizione di governo, gradita anche all'Occidente. Le piazze si riempiono subito di militanti dei Fratelli Musulmani, partito ma anche organizzazione sociale radicatasi negli anni della semiclandestinità imposta da Mubarak. Gridano al colpo di Stato, chiedono che Morsi torni al suo posto. Un colpo di Stato che metà Egitto chiama però rivoluzione, quella metà del paese che ha considerato la vittoria elettorale dei Fratelli Musulmani e dei radicali salafiti come una sconfitta del movimento di Piazza Tahrir. Un paese ormai diviso a metà che danza sul baratro della guerra civile. Le condizioni ideali per il ritorno al potere dei militari come ai tempi di Mubarak. Militari che in Egitto sono molto più che forze armate, un polo centrale dell'economia nazionale e degli equilibri diplomatici con i paesi stranieri. Il loro candidato è già pronto a scendere in campo, quel generale Al-Sisi che lo stesso Morsi aveva nominato a capo delle forze armate per chiudere l'era degli ufficiali legati a Mubarak. Ma la storia egiziana è ancora tutta da scrivere. Purtroppo non potranno raccontarla né Mike Dean, 62 anni, cameraman della britannica Sky News, né la reporter Habib Ahmed Abd el Aziz, 26 anni, di Gulf News, uccisi oggi negli scontri di piazza.